Ciao a tutti amici, siamo qui oggi insieme di nuovo con Final Fantasy VII Ever Crisis per scoprire quella che è la lore che si nasconde intorno al character quest dedicato a Barrett che è uscito qualche giorno fa. Perciò direi senza ulteriore indugio di iniziare. Attenzione, Marlene piccola, molto piccola, che piange. Barrett già col braccio, quindi siamo dopo l'incidente di Corel, dopo che Corel ha preso fuoco e Barrett ha salvato Marlene e sta fuggendo con lei. Quindi questa parte è inedita in effetti, perché noi abbiamo, grazie a Traces of the Past, il romanzo che uscirà tra l'altro in italiano, speriamo il prossimo anno, edito da J-Pop, abbiamo delle informazioni riguardo a come Barrett si è avvicinato all'Avalanche e come ha conosciuto Tifa, per cui questa roba è prima. Hai fame? Non ho latte. Prenderò domani, dovrei aspettare, cara. Non sono il padre che meriti. Anche se ho promesso a me stesso che lo sarei stato. Casa mia, Corel, è stata rasa al suolo dalla Shinra. Bruciata al suolo dalla Shinra. Ho perso mia moglie, il mio migliore amico, il mio braccio destro, tutto. Tutto tranne Marlene. Oh, c'è un post, Corel. Guarda cosa hai fatto, è tutta colpa tua. Sì, perché Barrett era pro Shinra all'inizio. Avevano ragione, ero responsabile riguardo a ciò che era successo. Tutto ciò che ho avuto l'ho meritato. Guarda chi c'è, questo tizio qua è menzionato in On the Way to a Smile, nell'episodio che riguarda Barrett. Ma c'è qualcuno che aveva ancora voglia di aiutarmi, come il vecchio Sakaki, ingegnere. Non era lì quando tutto è andato all'inferno, ma quando è tornato mi ha fatto vari tipi di... come si dice? Di protesi. Nessun braccio anche oggi, eh? What, you didn't like the one I fitted you with the other day? Non ti è piaciuto quello che ti ho fatto l'altro giorno? E praticamente questa roba qua effettivamente viene da On the Way to a Smile. Dove parlano appunto del fatto che Barrett non meritava una mano, ma voleva un qualcosa per combattere la Shinra. Vabbè, tutta roba di On the Way to a Smile. Guarda, apprezzo lo sforzo, davvero. È solo che nessuno di loro funziona bene. Cioè funziona, fa il suo ruolo. Non sembra funzionare bene. Finché combatti con la tua rabbia verso la Shinra, niente ti renderà felice. Non sarai mai capace di andare avanti. Che carina Marlene. Non c'è nient'altro che posso fare per te. Considero questo un regalo da Dio. È un adattatore che ti permetterà di attaccarci qualsiasi cosa tu voglia. Sì, sta roba è On the Way to a Smile. Sta a te decidere che cosa sarà. L'unica cosa è pensaci molto bene prima di farlo. E Barrett ci attacca un Gatlin. Ho sentito cosa aveva detto, ma ne avevo abbastanza, mi ero già fatto un'idea su ciò che avrei fatto.
che attaccarci un Gatling, appunto. Guarda quel coso. Cos'è? Lo userai per vendicarti su di noi? Perché lo hanno cacciato da Corel. Ma se la ridono. Non intendevamo, lo giuro. Non mi importava come mi trattavano. Ma non potevo starmene fermo sapendo che Marlene sarebbe stata trattata alla stessa maniera. Non potevo restare qui sapendo che Marlene sarebbe stata trattata alla stessa maniera. Ero suo padre e... And I was gone to everything. E avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per renderla felice. Allora, io qua ho spoilerato per chi non lo sapesse. Vi chiedo scusa perché ho detto che Marlene appunto è figlia di Dine. Qua sembra quasi che sia realmente figlia di Barrett. Però è spoiler. Parliamo di un gioco di più di 25 anni fa, quindi. Con Marlene nelle mie braccia, lasciai il villaggio con nessun, senza alcun piano e nessun posto dove andare. Marlene piange. Marlene, per favore, smettila di piangere. Lei giustamente insiste. Maledizione, cosa dovrei fare? Ah, per un attimo ho svarionato perché ha tre colori diversi, tre personaggi e. Con le cappe che se le fai nere sono quelle degli incappucciati, quindi ho svarionato un attimo. Sono gente che parla di planetologia, ok? Deve essere affamata, non preoccuparti. Abbiamo pieno di. Siamo pieni di latte. Davvero? Ma certo, siamo tutti nati dal pianeta e quindi questo ci rende una famiglia. Ecco Marlene, bevi un po'. Guarda un po', mi sa che ciò di cui aveva bisogno alla fine era effettivamente un po' di latte. Non posso ringraziarvi abbastanza. Che la benedizione del pianeta sia su di te. Di voi e se ne vanno, ma che belli loro. Ero consumato dalla mia rabbia nei confronti della Shinra, così tanto che mi ha quasi distrutto. L'unica cosa che mi faceva andare avanti era Marlene. La verità è che non ero stato io a salvarla. Era lei che aveva salvato me. Mentre viaggiavamo, facevo lavori sempre peggiori per racimolare un po' di soldi. Dormivamo principalmente all'aperto, ma c'erano dei giorni in cui avevamo fortuna e riuscivamo ad avere un tetto sopra le nostre teste. Questo l'abbiamo già visto nell'episodio dedicato a Tifa e prende sempre da Traces of the Past. Marlene è cresciuta, come vedete. Giorni in cui riuscivamo a dormire, a intrufolarci nei workshop di planetologia, dove appunto tenevano queste riunioni sulla planetologia e dormivano durante il workshop perché erano esausti. Il suo russare mi fa impazzire, qualcuno gli dia un calcio. Ma perché è qui? Lasciatelo stare. È anche lui parte della nostra famiglia. E un giorno apprezzerà i nostri insegnamenti. Adesso sono sicuro che siate tutti stanchi.
Però this is a good time. Magari questo è un buon momento per prenderci una pausa. C'è Jesse, come potete vedere. Cosa sta succedendo? È finito? No, prendiamo giusto una pausa. Carina Marlene. Ah, bene, quindi non dobbiamo andarcene di già. Ehi, ciao, qual è il tuo nome? Che carina. Oh, giusto, è rude da parte mia. Vabbè, giusto, è rude da parte mia chiedere senza dire il mio nome per prima. Il mio nome è Jesse, piacere di conoscerti. Scusa, Marlene è un po' timida. Al tempo Marlene aveva già fatto i suoi primi passi, ma non aveva ancora detto una parola. Magari era per via di ciò che aveva passato a Corel. O magari era per colpa mia. È tua figlia? Voi due non vi somigliate molto. Ma Jessie! È mia figlia, non farmelo dire due volte. Sì, signore. Beh, le famiglie hanno varie forme e dimensioni. È una delle cose che insegniamo qui. Non avete un posto in cui vivere, giusto? No, stiamo giusto di passaggio. Da dove venite? Corel. Ah, quella città distrutta dalla Shinra. Aspetta un attimo, chi te l'ha detto? I report ufficiali hanno detto che era opera di attivisti anti-reattori. Ho visto con i miei occhi questi report ufficiali e solitamente non sono altro che bugie. Ehi, sapete cosa? Perché non... Non importa. Cosa? Dai, sputa il rospo. Beh, sto per fare una presentazione, perciò perché non rimanete ed ascoltate? Se vi dice qualcosa, magari ne parleremo più tardi. Per quanto non abbiamo lo stesso sangue o lo stesso colore della pelle, fin tanto che abbiamo il pianeta in comune, siamo una famiglia. Il livestream ci connette tutti. Avevo sentito parlare prima delle persone sulla planetologia, ma non avevo mai afferrato il concetto. Per qualche ragione, eppure per qualche ragione, capì esattamente ciò che stava dicendo Jesse. Magari perché stava parlando di noi. A noi, perfino. Magari perché mi ha ricordato le mie preoccupazioni sul fatto che non fossi in grado di essere il padre di Marlene. Avevo così tanta paura. Ma stando alla planetologia, eravamo una famiglia come un'altra. Così semplice, cioè semplice esattamente così. And the realization speaks. E questa realizzazione ha acceso qualcosa in me. Mio padre si è preso un avvelenamento da Mako.
Hanno detto che è in coma, tagliato fuori dal resto delle nostre vite. Ma credo che siamo tutti connessi dal livestream. Ed è per questo che la Shira non può continuare a uccidere il pianeta, il nostro pianeta. La Shira ha preso tutto da me. E adesso stavano distruggendo il livestream, la cosa che connetteva me e Marlene. Bello il collegamento, ok? Ci ho riflettuto mentre lo traducevo per me, per noi. Bello il collegamento. Trasformare l'odio per la Shinra all'odio per la Shinra perché sta distruggendo, ha distrutto non solo la sua famiglia, la sua città natale, la vita di Marlene, ma anche perché stava distruggendo il livestream che è, stando alla planetologia, il collegamento. Ciò che rende Barrett e Marlene una vera famiglia, no? Nonostante non lo sia a livello di sangue. Non potevo lasciare che succedesse. Se siete d'accordo, combattete con noi. Sta davvero parlando a Barrett. Marlene, ho preso una decisione. Che la benedizione del pianeta sia su di voi. Che la benedizione del pianeta sia su di voi. Che testone c'ha Barre. Ehi, la ragazza che ha fatto la presentazione, Jessie, dove è andata? Ti è preso il suo discorso di prima, se fossi in te lascerei stare, me ne dimenticherei. A volte questi radicali compaiono nei nostri workshop. Sai, la Avalanche. Lei penso che fa ne faccia parte. Ti ho chiesto un'opinione? Ti ho solo chiesto dove è andata. Già, se n'è già andata. C'è un posto chiamato Seven Heaven. Nei bassi fondi di settore 7. Parla alla bartender lì. Lei potrebbe saperlo. Seven Heaven, settore 7. Bassi fondi di settore 7. Ok. Got it. Infatti poi Barrett compare al Seven Heaven e da lì parte il collegamento, no, tra Barrett, Iris e l'Avalanche. È molto figo. E Traces of the Past intendo, ma anche questo carino, bel collegamento. Anche questo ha riempito un piccolo spazio vuoto, esattamente come quello di Cloud e quello di Tifa. That is going to learn more about... papà imparerà di più sulla planetologia per il bene del nostro pianeta. Ma ricorda, tu sei la cosa più importante per me e saremo sempre una famiglia, d'accordo? Che carino. Papà, è la prima parola di Marlene. Che non parlava per lo shock. Oddio. Mi commuove troppo sta roba. Marlene, hai appena... Papà. Marlene, hai appena detto papà. L'hai fatto, sì, l'hai fatto. Quello è stato il giorno in cui il pianeta ci ha fatti avvicinare e ci ha reso una vera famiglia. E farò tutto ciò che posso per renderla orgogliosa. Per renderla orgogliosa, il pianeta Gaia, quindi. No, forse si riferisce a Marlene. Sta a guardare. Sto arrivando. Bello. Bello. Bel finale. Bel finale, bella conclusione, commovente. È incredibile come in poche righe, in
pochissimi tratti, grazie al world building magistrale che ha Final Fantasy VII, riescano a creare comunque dei momenti commoventi, toccanti. E Ever Crisis per queste cose mi sta piacendo tantissimo. Per il farming meno, lo sapete. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa storia vi sia piaciuta. Ditemi se ha commosso anche voi nei commenti qua sotto, come sempre, pollice in su, condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella così boostiamo un po' l'algoritmo e ci vediamo al prossimo video e vi auguro anche buon anno, non credo che ci saranno altri video di qui alla fine dell'anno. Nel caso vi rifarò gli auguri. E perciò al prossimo video. Gianni!